il fenomeno delle migrazioni di masse umane estremamente consistenti è, diciamo, in quanto tale un fenomeno che va compreso. Ciò che non va fatto è, diciamo, e purtroppo il nostro paese lo sta vivendo, è vivere questo fenomeno e approcciarsi a questo fenomeno per costruirci sopra fortune elettorali di ogni tipo. Il discorso che qui si cerca di mettere a fuoco, cioè quello delle dimensioni psicologiche di chi migra e di chi riceve i migranti della benessere, no? Psicologico è, diciamo, un punto di vista estremamente importante, forse non sufficientemente scandagliato. Gli psicologi possono avere il ruolo innanzitutto di riflettere sul fenomeno, un fenomeno molto spesso sottovalutato per gli aspetti, per le ricadute psicologiche sulle popolazioni e sui sistemi di convivenza. Un fenomeno che viene liquidato con luoghi comuni appiattiti sulla paura per l'altro e verso l'altro. Il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno sempre esistito. Gli uomini sono migranti, la specie umana è una specie migrante, bisogna capire quali sono le ricadute delle migrazioni sui sistemi di convivenza. Beh, è un tema importante e l'università in questo vuole fino in fondo fare il suo ruolo, che si chiama di terza missione, cioè di essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze e il proprio sapere. In questo caso parliamo della conoscenza della psicologia, delle relazioni, dei legami, degli affetti e quindi dell'odio, della vendetta, ma anche della speranza e della fiducia e di come giocano nelle viti di chi ha un'esperienza di separazione, di rottura, di frattura, di partenza, di allontanamento, e come tutto questo sia un problema sociale e demografico, ma è anche un problema di depressione, di tristezza. E se mi è consentito un esempio, nella scuola di Chicago all'inizio del Novecento studiò un fenomeno stranissimo di un polacco che un professore che aveva conosciuto in Polonia, era un giovane benissimo, di ottima salute, migrato negli Stati Uniti, era diventato un polacco depresso. Posizioni non politiche, ma personaggi, non persone, che hanno voluto e persone anche con i momenti successivi. Io vi ringrazio. Working some research and scholarship for the 20th century, but also